Cara bambina interista, oggi ti racconto la favola del Cavaliere Antonio. In un paese lontano, chiamato Serie A, c'era una squadra brutta e cattiva che vinceva sempre il campionato da 8 anni di fila, tra abusi e soprusi, e non lasciava niente agli altri. Ma un bel giorno, in una squadra chiamata Inter, arrivò il Cavaliere Antonio. Antonio, il più valoroso e coraggioso tra i soldati, sapeva come sconfiggerli, perché era stato loro soldato e capitano. Per ora, tra mille difficoltà e peripezie, il Cavaliere Antonio ci sta riuscendo, ma avrà bisogno a gennaio di nuovi soldati. E un bel giorno, mentre era primo e la cattiva Juventus aveva pure perso a Roma, il Cavaliere Antonio dovette affrontare la più grande delle sfide: battere il Barcellona del valoroso Messi e del drago Suarez, armato solo dell'anziano nonno Valero centrocampo. Cara bambina interista, non so come stai facendo a dormire stanotte, perché tutti noi interisti ci stiamo cacando sotto.